Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani e oggi faremo una lettura angelica valida per più di una settimana, in quanto mi devo scusare, anime meravigliose, per il mio ritardo, ma sono stata veramente tanto, tanto impegnata. Non sono riuscita a fare la lettura del lunedì, quindi oggi è mercoledì 1, la faremo valida per diciamo 12 giorni circa, quindi fino a lunedì 13, va bene? Ok, utilizzeremo tre mazzi di carte, abbiamo le carte dell'Arcangelo Michele, abbiamo le carte dei sussurri della natura, ok? E abbiamo le carte. Abbiamo le carte degli unicorni, quindi iniziamo a fare una breve preghiera per connetterci con le frequenze dell'Arcangelo Michele. Connettiamoci con le frequenze più elevate in assoluto. Invoco la divina presenza di Dio Dea, onnipotente, padre e madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi, il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi seguono. Invoco te, Arcangelo Michele, Maestro Gesù, Maria Regina Celeste e l'intera coscienza micaelica. E con amore vero, puro e sincero, vi chiedo di purificare la mia energia, le mie intenzioni, parole ed azioni e di elevare le mie energie, vibrazioni e frequenze, aiutandomi a sintonizzarmi nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato, creando uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore, la pace e la guarigione, e che tutto ciò che opposto a Dio, alla luce e all'amore, si allontani da noi, ora, per sempre e per l'eternità. Grazie, caro Dio, grazie, Arcangelo Michele, grazie, coscienza micaelica. È fatto, è fatto, è fatto, e così è, così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Suddivideremo la lettura in tre gruppi: gruppo A, gruppo B e gruppo C. Scegli tu il gruppo più giusto per te, chiedi agli angeli, alla sorgente, all'Arcangelo Michele, qual è il gruppo più giusto per te e per il tuo massimo bene. Potrebbero essere anche tutti e tre. Allora, gruppo A è il momento di chiudere, di lasciare andare questa situazione negativa. Gruppo B, tu e i tuoi cari siete al sicuro. Vediamo il gruppo C. Gruppo di appartenenza C. Vediamo un po': pensieri positivi creano risultati positivi. Molto interessante. Andiamo a vedere un attimino i sussurri della natura. Vediamo un po'. Sii gentile con te stesso, gruppo A. È un invito a lasciare andare, un invito a rilassarti, a lasciare andare tutto ciò che ti fa stare male. Sii spontaneo, sii spontanea per il gruppo B. Che belle queste carte, io le adoro veramente. Sono dei messaggi molto belli, molto potenzianti. Ok, praticamente qua ne sono cadute due, le leggerò tutte e due per il gruppo C. Mantieni il tuo spirito del bambino interiore e fai elevare le tue frequenze, fai un salto per cambiare la tua energia. È un invito ad aumentare le frequenze. È venuto il momento di creare un santuario per il gruppo A. Poi vi spiego che cosa si intende: uno spazio sacro e protetto, magia per il gruppo B. Interessante. E ora vediamo il gruppo C, che cosa ci volevano dire gli unicorni attraverso l'Arcangelo Michele. L'innocenza, innocenza. Ok, poi leggeremo un messaggio anche dal libro verde che amo,
per vedere cosa ci vuole dire l'Arcangelo Michele. Iniziamo la nostra lettura col gruppo A. È venuto il momento di lasciare andare questa situazione negativa. Sei troppo focalizzata e focalizzata su cose negative. Hai pensieri negativi, sei sempre preoccupata, sei sempre in ansia, vorresti tutto e subito, vorresti che le cose andassero esattamente come dici tu, però forzi un po' troppo gli eventi, non sei nel processo creativo. Il processo creativo è sì creare la tua realtà, ma come? Attraverso la gioia, l'entusiasmo e la gratitudine, non attraverso il controllo, il dolore e la sofferenza. Lasciala andare, sei troppo severo e severa con te stessa, sii gentile con te stessa. Ti cura di te, fai un bagno caldo con gli oli essenziali, vai a fare una passeggiata nella natura, coccolati un po', fatti di più, fai affermazioni potenzianti dove mandi amore alle tue cellule, al tuo corpo e alla tua persona. Lascia andare le resistenze, hai veramente bisogno di connetterti con delle frequenze angeliche più elevate. Infatti, gli angeli, l'Arcangelo Michele e gli unicorni ti stanno invitando a pregare, a creare uno spazio sacro, armonico e protetto, che possa essere magari un tavolino dove ti accendi una candela bianca, un incenso, magari metti della musica angelica, mediti un po', ti riconnetti col tuo sacro cuore, esci dal caos e dalla 3D, perché non è così, non è quello il modo di creare. Impara, leggi i libri, dice l'Arcangelo Michele, documentati come si crea la realtà dei tuoi sogni, come cambiare mindset, come cambiare energia. È importante che tu fai questo, perché con la razionalità non andrai da nessuna parte. Tu sei amore, tu sei un'anima in un corpo, va bene? E tu stai vivendo la realtà che hai creato dai tuoi pensieri negativi del passato, o positivi, per carità, anche positivi. Però se tu vuoi creare una realtà migliore, devi cambiare i tuoi pensieri, le tue emozioni, le tue intenzioni, parole ed azioni. Ok, passiamo al gruppo B. Le tue preghiere sono ascoltate. Sei un'anima molto antica, sei molto in connessione con te stessa, non fai altro che pregare e meditare e le tue preghiere sono ascoltate. L'Arcangelo Michele, quando tu ti rivolgi a lui e agli angeli della coscienza micaelica con intenzioni pure di amore, loro ascoltano e proteggono te e la tua famiglia. Siete al sicuro, siete protetti. Continua a pregare, continua a chiedere questa protezione. La protezione dura 24 ore, no? Quindi continua a rinnovare questo scudo invincibile, impenetrabile all'oscurità e tutto andrà bene. Credi nella magia, hai il potere del mago. Il mago è colui che crea la sua realtà attraverso intenzioni focalizzate e con forti emozioni, con potenti emozioni. Il mago sa che è creatore della sua realtà e quindi è in grado di allineare i suoi pensieri, parole ed azioni, e stai facendo bene, stai agendo bene nella direzione giusta. È venuto il momento di aspettarti dei miracoli, perché i miracoli stanno accadendo nella tua vita. C'è magia intorno a te, c'è grande sincronicità divina. Continua a mantenere la tua spontaneità, ridi, scherza, gioca alla vita, sii entusiasta e gioiosa della vita e vedrai che le cose andranno nella direzione dei tuoi sogni. Bene, passiamo al gruppo 3, anima infinita. Ma sei consapevole del fatto che i tuoi pensieri creano la tua realtà, quindi continua a mantenere pensieri positivi, gioia pura, entusiasmo puro. Continua a riprogrammarti per il successo in tutti gli aspetti della tua vita, nelle relazioni, nel lavoro, nella salute. Continua a vibrare alto. Che qua devi continuare a mantenere il tuo spirito bambino, il tuo spirito giocoso, perché questo ti consente di manifestare miracoli nella tua vita. Infatti, sei proprio indirizzato a cambiare energia, ad elevare le tue frequenze, a fare quell'upgrade, perché quell'upgrade cambierà la tua realtà materiale. È scienza, anime infinite. Veramente, io vi consiglio
consiglio di studiare come noi condizioniamo la realtà, è scienza. Uno scienziato che io sto seguendo ultimamente è il dottor Joe Dispenza, che spiega come la materia, essendo un'energia densa, può essere condizionata dai pensieri, dalle emozioni. Veramente è possibile che dall'energia noi manifestiamo nella materia ciò che vogliamo. È un processo scientifico, e per altri può essere metafisico o spirituale, non c'è differenza, è proprio dimostrato che è possibile condizionare la realtà con i nostri pensieri, emozioni, con le nostre parole, affermazioni, con il nostro linguaggio, attraverso una riprogrammazione consapevole, va bene? Che innocenza, continua a mantenere la tua innocenza, il tuo bambino interiore pulito, nutri il tuo bambino interiore, gioca alla vita, ascolta il bambino interiore, ti sta dicendo di ridere, di giocare, di divertirti, va bene? Hai veramente bisogno di riconnetterti col bambino interiore. Questo ti consentirà anche di manifestare più velocemente, perché quando l'anima è allineata al bambino, si apre il cuore, noi siamo allineati alla nostra anima, al nostro bambino interiore, e tutto è sincronico e perfetto. Un discorso di allineamento è un discorso di entrare nella gioia, anche nel perdono e nella compassione in alcuni casi, perché il bambino deve guarire eventualmente da delle ferite profonde dell'anima. Quindi io questi processi ve li ho già insegnati, guardate i miei libri dove parlo di questi argomenti, non ascoltate, basta, agite. Molte persone sanno ma non agiscono. Ok? Ora leggiamo il messaggio finale, anime meravigliose. Vediamo un po' cosa ci dice. Abbassa la guardia, ok? Troppa difesa potrebbe irrigidire la situazione. Occorre lasciarsi andare, avere fiducia nel prossimo, mostrare il proprio vero volto senza nascondersi dietro lo scudo, uscire dall'ego, essere voi stessi, spontanei, giocosi, e mostrare al mondo intero chi voi siete veramente. Bene, anime meravigliose, per questi 12 giorni la lettura si è conclusa. Io vorrei ricordarvi che mi occupo di facilitare la guarigione nelle altre persone, o il riequilibrio energetico, come preferite chiamarlo, con le nuove frequenze di luce. Anche a distanza, queste frequenze non conoscono il tempo e lo spazio, sono potenti, agiscono quasi istantaneamente. In alcuni casi ci vuole un pochino più di tempo e arriva il meglio per voi. Mi occupo anche di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo di carte o senza carte, e mi occupo anche di facilitare Logos Healing. Abbiamo tanto parlato oggi di riprogrammazione, abbiamo parlato di allineamento della nostra mente, delle nostre emozioni, affinché la nostra energia sia come un laser nella direzione dei nostri obiettivi. Ebbene, attraverso un percorso di coaching con Logos Healing è possibile eliminare tutti i sistemi di credenze, tutto ciò che vi sta limitando, impedendo di essere nel nostro pieno potere, tutto ciò che vi sta impedendo di manifestare la realtà che volete. E attraverso un lavoro di riprogrammazione è possibile diventare un laser per i vostri sogni e i vostri obiettivi, e manifestare concretamente nella realtà ciò che voi ambite, desiderate, volete, ok? Quindi, per informazioni, non esitate a contattarmi. Volevo anche ricordarvi, per chi ha voglia di imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce, con gli insegnamenti dell'Arcangelo Michele da casa, comodamente da casa, il percorso di 2 mesi, 9 settimane di grande lavoro, di grande esperienza diretta con le nuove frequenze di luce, inizierà il 15 febbraio 2023 alle ore 20:30. 2 posti disponibili. Chiamatemi e chiedetemi informazioni senza impegno. Io vi saluto, vi abbraccio, un mondo d'amore, di pace e di guarigione per tutti voi. A presto, ciao.